Eccoci qui, buongiorno, anzi buon pomeriggio anche oggi di venerdì, ben arrivati, ben trovati. E niente, cominciamo questa nuova diretta non con qualche problema, abbiamo avuto qualche piccolo Buongiorno. defiance di qualche piccola defiance di collegamenti. Diciamo che se tutto funziona, avremo una piccola sorpresa oggi per i nostri ospiti che ci aspetteranno. Vediamo se tutto dovesse funzionare, lascio a te la parola e Diciamo che scusa che intanto ti la sistemo un attimo. tecnologia non è ancora il nostro forte. Diciamo che comunque usiamo le parole. Oggi è il 24 di aprile. Domani è un giorno importante, il 25 aprile. Io non canterò Bella Ciao. E vi spiego anche il perché. Perché domani avremo fuori per strade, i nostalgici della sinistra, i delinquenti nelle carceri, liberi, e i clandestini in crociera. Non mi sembra il caso di parlare di liberazione. Ma non vorrei che ci fossero malintesi sui concetti di appartenenza. Questa è la medaglia d'argento della resistenza di mio padre, Alberico. E questo è il documento del Tribunale Speciale di Brescia nel tempo dei gerarchi. Mi chiamo Spartaco e non Benito, i miei figli, anzi le mie figlie, si chiamano Tatiana, Nadia, Katia, Natasha e i nipoti Anastasia e Fabio Dimitri. Quindi è chiaro che gli intendimenti sono diversi. Quando ero ragazzino, come domani, avevo circa 4 anni, 4 anni e qualche giorno, andavo per mano da mio nonno sindaco del Vo' di Piadena con un grande fazzoletto rosso e cantavamo più che Bella Ciao, si scoprono le tombe, si levano i morti. Ma erano altri tempi. Adesso parliamo di cose serie. Vediamo prima di tutto i collegamenti. Vediamo subito chi c'è. Stiamo facendo un tentativo con E l'ospite. Vediamo se l'ospite riusciamo a collegarlo. intanto che Intanto aspettiamo che vediamo se l'ospite, funziona. come mai abbiamo questa maschera? Ecco, Esatto. bene, è una dei regali di Shoshan Eiji Ogasara. Sono maschere molto, molto antiche del teatro No, che lui usava durante le nostre Pasque del Budo. Sempre il tema di Pasqua, eccetera, eccetera. Quindi non perdiamo mai quello che è il nostro passato storico. Vediamo se siamo fortunati, comunque il collegamento dovrebbe essere con il professor Giovanni Gordiani alla cattedra alla Sorbona di Parigi. Ci sente, professore? Eccolo il professore. Sento benissimo. Ok, Ah, chiaro. due secondi che la metto in collegamento Buongiorno a anche tutti. col nostro 2 secondi che la mettiamo tutti in collegamento, Se non salta tutto. vediamo se riusciamo a entrare tutti insieme. Mi dia solo un secondo che vediamo come posso fare per risolvere. Intanto Tanto, sicuramente ci sentono, allora, quindi. caro professor Gordiani, una delle cose che ci sono state chieste nelle puntate precedenti è il concetto delle certificazioni. Non volevo sbilanciarmi perché le parole vanno soppesate quando parliamo di documenti di questo peso e ci tenevo molto che tu, l'uomo, diciamo così, di Bruxelles, dia una giusta spiegazione sui valori delle certificazioni europee, come, quando e perché, anche in virtù di quelle nostrane, enti di promozione, federazioni sportive e CONI. Siamo pronti? Sì, Allora. dovreste vederlo, io mi auguro di vedere Allora, non so se qualche. vedete il professor Gordiani, io lo vedo piccolo, 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 l'importante Adesso lo. è la parola, diciamo. Vediamo con l'audio se è tutto a posto. Prego, professore. A te la parola. Ci
Ci sono? Ci, ci sono? Bene. Mi vedete piccolo? Sì, sì, ti vediamo piccolo. Ma sono ancora robusto, in carne. Anche se sei, se hai perso qualche chilo in questo periodo. Ho perso qualcosa. Sì, sì, mi fa bene l'attività in casa. Bene. E un saluto a tutti i collegati dalla nostra sede Euretics Outdoor alla Doganaccia, in provincia di Pistoia, in Toscana. Tutte le sedi indoor a Bruxelles sono chiuse, quindi lavoriamo tutti da casa e siamo tutti collegati con i programmi. Ora io mi sento un ritorno. Con i programmi Be Active at Home, e quindi tutti i giorni in attività secondo le linee guida EPA sul rafforzamento della salute, e quindi questa è una cosa importante perché ci tiene collegati in rete, e così saremo pronti per la settimana europea dello sport a settembre. Non so se si farà indoor, outdoor, a casa, ancora non lo possiamo dire, ma sicuramente la faremo in azione. Questo è una certezza, perché stiamo lavorando come prima e più di prima, e forse in qualche caso anche in maniera più efficiente, perché non si perde tempo per la strada e nel traffico. Per rispondere alla domanda, il valore della certificazione, di un certificato, è enorme, è importante. Le scuole, io parlo di scuola e di accademia e di università, non si può entrare nel mondo del lavoro senza un volgarmente chiamato un pezzo di carta. Tutte le nostre competenze acquisite in maniera formale, informale o non formale devono essere in qualche modo inquadrate e certificate per poter dimostrare ai nostri utenti, al mercato del lavoro, ai nostri interlocutori, quello che sappiamo fare. Non c'è più l'esperto generico, l'esperto, il tuttologo. Bisogna che le nostre competenze siano definite nei dettagli attraverso un pezzo di carta. E questo lo possono fare le scuole, le federazioni, le accademie accreditate come la nostra, le possono fare gli enti di promozione, le federazioni. Io tengo a sottolineare ognuno nel proprio ambito di competenza. Quindi, dicendo questo, non c'è il meglio e non c'è il peggio, ma c'è, per una cosa mi serve di più una certificazione, per esempio, federale. Per esempio, se io devo seguire atleti nelle loro attività agonistiche e di competizione, e in altri casi, se faccio un ludico amatoriale di base dilettantistico, ci sono le varie certificazioni, attestate, licenze rilasciate dagli enti di promozione sportiva. E noi abbiamo intrapreso un percorso che porta a una certificazione universitaria, una certificazione accademica con valenza universitaria, che è quella dell'EQF, quindi certificato universitario, lauree, equivalenti di lauree brevi e equivalenti di lauree magistrali. Quindi sono tre sistemi che possono e devono convivere. Ognuno deve essere specializzato in uno o nell'altro settore. Come nel mondo universitario esistono centinaia, migliaia di università, e non c'è quella meglio e quella peggio. C'è l'università meglio specializzata in, l'università con più competenza in. Ecco, questo è quello che noi cerchiamo di fare, di dare un quadro oggettivo di riferimento per definire una qualifica internazionale che possa poi essere tradotta in tutte le lingue dell'Unione Europea, dei 27 paesi dell'Unione Europea, ma non solo in questi, anche in tutti i paesi dell'UNESCO, perché a volte non è solo difficile parlare fra Stato membro,
a volte è difficile parlare anche fra regione e regione all'interno di uno stesso Stato. Si vedono i 100 sistemi che esistono e coesistono anche in Italia. Scusa se ti interrompo. Vuoi spiegare anche per cortesia gli enti di promozione fino a che livello possono arrivare, il CONI fino a che livello può arrivare nelle certificazioni e il livello EZIA, quindi il livello universitario, che va fino all'ottavo livello, se non mi sbaglio. Sì. Dunque, per delibera di giunta del CONI è stato definito che gli enti di promozione attraverso il sistema SNAC possano attribuire fino allo SNAC 1, che nella tabella di equivalenza vuol dire EQF4, quindi quadro europeo delle qualifiche di quarto livello. Quindi un livello sufficiente per gli obiettivi della promozione sportiva, obiettivi quindi dilettantistici. La stragrande maggioranza delle associazioni e società opera in un quadro di, come si dice, ASD, quindi associazione sportiva dilettantistica. Quindi nell'ente di promozione sì. Per delibera della giunta del CONI è stato deciso che il livello più alto che può essere attribuito è il quarto EQF, quindi lo SNAC 1. La stessa delibera di giunta del CONI ricorda che invece le federazioni e poi la scuola dello sport del CONI possono attribuire il quinto, il sesto e il settimo livello EQF, che poi può essere tradotto in crediti universitari, perché c'è un accordo con l'Università del Foro Italico, ma quello che io intendo sottolineare è che questo, quello delle federazioni, della scuola dello sport, è giustamente focalizzato a quello che è l'obiettivo della federazione, che è la partecipazione alla carriera, al percorso agonistico competitivo e a tutti i percorsi previsti dalle federazioni sportive nazionali. Il nostro Rating Sets è un percorso di accademico universitario e quindi è pre-universitario, diciamo pre-accademico, che si traduce in certificati dal primo all'ottavo livello. Quindi noi prevediamo anche una certificazione di primo, secondo e terzo livello, diciamo per gli utenti avanzati, per gli atleti esperti e così via, che già si introducono in un percorso, che si vogliono introdurre in un percorso di certificazione universitaria o pre-universitaria, quindi dal primo all'ottavo livello. L'ottavo livello è il livello dell'eccellenza, è il livello dei dottorati, dei docenti formatori e così via. Bene, vediamo caro Gordiani, se ci sono delle domande a tal senso dei nostri collegati oppure no. Sì, allora, vediamo. Guardiamo un attimino. Chi sono i collegati? L'argomento è interessantissimo, ovviamente abbiamo parecchie persone che ci stanno seguendo. Dunque iniziamo a vedere beh, i vari saluti, oltre che i saluti e i complimenti che in questo momento stanno arrivando un po' da tutti. Massimo Piludu ci chiede, vediamo che un attimo solo, che io i commenti purtroppo li devo leggere anch'io in diretta, una cosa difficilissima. Ovviamente tutto la domanda era riferita alla messa in regola di sicurezza delle palestre quando ci sarà la riapertura. Aia. Che questo è un altro argomento molto difficile. Ringrazio ovviamente per il suo lavoro il professor Gordiani per quello che sta facendo. Piludu lo conosciamo molto bene, è sempre collegato con noi. Esatto, certo. Sì, lo saluto. Io penso, caro Piludu, che darti una risposta effettiva penso che sia difficile, nonostante che abbiamo 26 ministri, sottoministri e circa 400 consulenti ora, meno male che si doveva restringere il Parlamento,
credo che non sappiano neppure loro come e quando sarà l'apertura delle palestre. Meno che mai il ministro Spadafora che si dibatte sui problemi del calcio, al solito, come se l'Italia fosse solo calcistica. Si dice che si potrà fare jogging per 40 minuti, non si so, non capisco perché 40 minuti e non 35 e non un'ora. Qualcuno potrà anche fare il nuoto dopo il 4 di maggio. Una volta si diceva, si cantava i primi fanti il 24 maggio, adesso diciamo i primi liberi il 4 maggio. Quindi dal 4 maggio in poi vedremo cosa succederà, ma non facciamoci delle illusioni. Altri? Sentiamo, Gordiani, se ha Se qualcosa da posso, dire. posso intervenire Certo. sull'argomento. Io, giustamente, no, giustamente, tutti questi esperti, 100 teste, 100 idee, ma io penso non bisogna reinventare la ruota. Esistono delle linee guida semplici, sono lunghe, ma sono da leggere, sono 177 pagine. Sull'organizzazione degli eventi per la riapertura, preparate, sono chiare, leggibili da tutti, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, diciamo, non c'è da reinventare la ruota, bisogna leggerle ed applicarle, non sono difficili, non si entra in questi quesiti da azzeccagarbugli, 40 minuti, 35 o quel che sono. Che sono tipici del nostro sistema Burocratico, sì. italiano, burocratico Certo, italiano, certo, che tende a complicare le cose semplici. Quindi, noi stiamo come Euretics Training Academy, stiamo facendo, sono lunghe, sono da leggere, ci stiamo impegnando per fare una sintesi dei punti essenziali. Ma inventare o dire numeri a caso non serve a niente a nessuno, 40 minuti non serve a niente a nessuno, dicono no, un'ora, 30 se sei anziano e un'ora se sei giovane, tutti i giorni, cioè, non è che è una cosa, Ecco, e giovane e anziano non è definito dall'età, ma è definito diciamo, dallo spirito e dall'attività di ognuno, perché psiche tu saresti considerato tra i giovani, giustamente. sì, anche se il nuovo, uno dei massimi attuali testoni aiutante del nostro primo ministro, dice che che i sessantenni devono stare a casa, come preservarli, mettiamo nel frigider, cioè come se ci fosse una distinzione. Cioè, fino a ieri andavano bene dai 60 in poi perché erano capitani d'azienda, dirigenti d'azienda, avevano un passato storico che serviva per i giovani. Dal 4 di maggio non va più bene. Staremo alla finestra e aspetteremo le 6:30 per parlarci da un balcone all'altro, anche quella è una cosa vergognosa che io pensavo sia meglio fare sempre un minuto di silenzio per tutti i colleghi, amici, conoscenti e così via che sono caduti in questi mesi. Ma anziano 60 anni? Ma come mai? Si può lavorare fino a 70 rotti? Ma però bisogna stare a casa? Cioè, mi sembra un po' una cosa buttata lì. Tu cosa ne pensi? A 40, quindi attribuire dei numeri, come ho detto prima, a caso, come i 40 minuti, e che vuol dire? 200 metri da casa. 200 metri da casa vuol dire niente. Io 200 metri, fortunatamente, ho un boschetto e posso fare una bella camminata o un laghetto, ma qualcuno nei 200 metri forse ha solo un Sì, palazzo. un Quindi pezzetto son d'erba forse, numeri, i più o un fortunati. pezzetto d'erba se gli va bene. Quindi io dico, bisogna non reinventare la ruota, leggere le linee guida che già esistono e sono preparate da anni e funzionano.
a livello internazionale e non tradurle in un sistema nazionale complicato da, non so, 26 ministri. Anche in Belgio succede, in Belgio ci sono 19 ministri della salute, tra regioni, comunità, eccetera, eccetera. Quindi più teste, come si dice, se posso usare un'espressione fiorentina, incasinano il problema. E quindi le cose semplici e chiare devono restare, come si dice in latino, in claris non fit interpretatio. C'è un'altra... E su quella linea noi ci dobbiamo attenere. L'ultima cosa per quanto concerne il discorso della certificazione europea. Il rapporto con l'Erasmus. Si dice che il prossimo anno verrà la documentazione, Ezia entrerà sì. A far parte, o mi sbaglio? Sì, la certificazione di certificati Europass Certificate Supplement sarà un elemento essenziale per la partecipazione ai programmi Erasmus. Come si sa, quest'anno è l'ultimo anno della programmazione 2014-2020, entriamo nel 2021, ma il 2021 arriva domani con la nuova programmazione Erasmus e le certificazioni di qualità EQF che noi abbiamo elaborato saranno un elemento essenziale, chiamiamolo volgarmente come passaporto per l'ingresso in altri sistemi educativi, dall'italiano al francese, dal francese allo spagnolo e così via. Quindi prima avevo focalizzato sull'importanza del certificato per l'accesso al mercato del lavoro, ma non c'è solo quello, giustamente come ricordi Schicke, c'è l'importanza del certificato per la mobilità, si chiama Europass, perché è un vero e proprio passaporto che è leggibile e quindi si arriva con un documento dove c'è scritto EQF7 e ha un valore, è una laurea lunga. Qualunque sia questo il sistema, una laurea lunga sono 180 più 120, 300 crediti formativi, punto. Quindi con i numeri non si scherza, con i numeri si capisce a che livello di competenza siamo e dove specificatamente ci siamo qualificati. Che domande abbiamo, Daniele? Sì, allora, come sempre, le domande... Sempre la tecnologia qui. No, ci aiutano e le domande sono rivolte ovviamente all'ospite e al professore. Allora, Fabio Tomei ci chiede di chiarire ancora meglio le tipiche burocratizzazioni italiane, però credo che sia una parte un po' lunga da poterla gestire in questo tempo. Quindi magari una... Le tipiche burocratizzazioni italiane. esatto. Diciamo che magari possiamo riorganizzarci, o comunque io ricordo che tutta la diretta rimane su Facebook, quindi commenti, qualora professore lei volesse può rispondere direttamente legandosi alla pagina, ovviamente può rispondere direttamente. Massimo Piluto invece chiede ancora è una, dice al professore, gli daremo una medaglia, dice al professore, dice che appunto servono personalità come voi sia per gestire organismi importanti sportivi e essere oggi protagonisti del programma internazionale. Sì, diciamo che sarebbe, è una bella cosa, grazie delle belle parole, che ci è un auspicio, ma è chiaro che non abbiamo peso politico, diciamo così. Se noi guardiamo i nostri governanti o chi è in Parlamento che è uomo di sport, ne abbiamo veramente pochi. E quei pochi che ci sono, se stavano a casa era meglio. Ma sono tutte valutazioni di carattere così personale. Stiamo facendo, e il collegamento di oggi è un discorso importante, un lavoro di abbinamento importante con il professor Gordiani e il discorso delle certificazioni europee. È un impegno che ci siamo presi nel tempo e lo stiamo portando avanti. È una nostra determinazione farne uno strumento importante e se è il caso parlarne con chi di dovere. Avevamo anche iniziato un percorso verso le strutture dello Stato
con Sport e Salute, ma poi i cambiamenti dovuti sempre ai cambi di governo, no? Anche se non si vota, perché non dimentichiamo una cosa importante, gli ultimi 3 o 4 governi non sono stati voluti dai cittadini, quindi i nostri benamati governanti sono lì, si difendono le loro sedie, parlano di campionato e di altre cose, ma nessuno ha il coraggio di prendere in mano certe cose. Quindi io penso che il professor Gordiani in primis è a disposizione, perché anche gli enti, le federazioni prendano un contatto, perché non basta che noi si lavori con la base, è importante che anche con le federazioni si tenga un contatto diretto, perché si può fare una collaborazione molto importante. Mi sbaglio, Giovanni? Certo, noi siamo ovviamente disponibili, non siamo fortunatamente, ognuno il suo mestiere, siamo tecnici e non politici, ma siamo a disposizione perché pensiamo che sulla focalizzazione della competenza debba essere gestito tutto il mondo dello sport e non sui piccoli potentati politici, che purtroppo sono una nostra tradizione nazionale non da 2 anni, ma da sempre. Quindi la focalizzazione del sistema di certificazione, di qualifica, come lo vogliamo chiamare, deve essere obiettiva. Per questo noi ci basiamo sui numeri, sull'attribuzione e sulla definizione di indicatori che siano il più possibile oggettivi, non saranno mai perfetti, però che siano il più possibile oggettivi. E questo può essere a disposizione di qualunque tipo di sistema, che sia federale, che sia di ente di promozione. Perché? Perché non è, diciamo, concorrente nel senso classico, concorrente nel senso ti do una gomitata mentre si corre e tu cadi, no, concorrente nel senso si corre insieme. Questa è la cosa fondamentale, perché ogni sistema deve essere specializzato in qualcosa, altrimenti diventa il mondo dei tuttologi, e con questo non si va da nessuna parte. Il nostro tempo, che poi appunto siamo col tempo a disposizione. Il tempo stringe, perché ormai mezz'ora con l'ospite, con il nostro ospite è stato velocissimo, diciamo, questa volta. Vuol dire che è una mezz'ora intensa. Anche i politici, non più di mezz'ora di solito, no? Tengono banco in televisione. Quindi c'è qualche altra domanda importante, qualche collegato che vuole dirci qualcosa? Allora, io avevo visto un'ultimissima domanda, sempre per il professore. Tiene banco oggi il professore? Diciamo che è stata una sorpresa un po' per tutti, nel senso che non l'abbiamo anticipata, ma perché ovviamente volevamo essere sicuri di poter effettuare questo collegamento. L'ultima domanda ci chiede Fabio Tomei, sempre lui ci chiede se era possibile spiegare meglio un po' la differenza di livello tra lo SNAC e l'EQF, cioè in Italia si complica il riconoscimento europeo. Sì, è quello che avevamo spiegato prima. Dunque, il SNAC 1, 2, 3 e 4, facciamo il riassuntino finale. Una delibera di giunta del CONI dice che il livello 1 SNAC è uguale all'EQF4, livello 2 SNAC EQF5, livello 3 SNAC EQF6, il livello 4 SNAC EQF7. Quindi una tavola di corrispondenze dove è stata fatta anche una corrispondenza dei crediti formativi necessari per il raggiungimento di un livello o dell'altro. Quindi quando ce l'abbiamo di fronte alla nostra mente che SNAC 1 vuol dire QF4, da lì si sale. L'ente di promozione, sempre per la stessa delibera di giunta del CONI, gli è stata data competenza di decidere fino allo SNAC 1,
quindi livello 4. E agli altri invece il 2, 3, 4 sono stati lasciati in mano alle federazioni e alla scuola dello sport. Ha complicato per me il sistema dicendo che 1 è 4, 2 è 5 e così, perché se io vado con un diploma dove c'è scritto 1 e vado in Germania, 1 conta 1, è difficile, bisogna andare sempre in giro con una delibera di giunta del CONI stampata, fortunatamente l'hanno fatta in italiano e anche in inglese, però insomma bisogna sempre andare in giro con un documento per poterlo dimostrare. Siccome c'è un sistema che vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lasciamolo così, perché complicarci la vita? Per quello che io dico sempre, cerchiamo di non reinventare la ruota. Certi numeri sono stati attribuiti e i numeri vanno da 1 a 8, che ci piaccia o non ci piaccia, le raccomandazioni EQF del 2017 e anche quelle del 2012 così hanno detto. E se non gli piacevano, il rappresentante in Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea italiano doveva dirlo. Non credo che abbia detto no, non mi piace il sistema in 8 livelli. Beh, anche perché c'ha un senso, gli otto livelli ha un senso, perché 4 vuol dire scuola superiore, 5 vuol dire un preaccademico, 6 vuol dire laurea breve, 1, 2, 3 vuol dire scuola elementare, scuola dell'obbligo e scuola professionale. Quindi c'è una necessità di averne 8, perché complicarci la vita e farne 4. E questo, però, il complicare in questo... con il sistema ci conviviamo, sì. Con questo sistema noi ci conviviamo e siccome i numeri fino a 10 li sappiamo contare, abbiamo fatto uno schemettino di base e tavola di table of concordance, come si dice a Bruxelles, per armonizzare il sistema. Bene, bene, allora, tempo scaduto, come suol dire, caro Gordiani, facciamo gli auguri ai nostri lettori e soprattutto chi si è collegato con noi, di buon 25 aprile, di primo maggio e addirittura di buon Ferragosto, così ci portiamo avanti. Così non perdiamo altro tempo nelle nostre 7.000 festività. Peccato che mentre domani vedremo un po' di bandiere, chissà, eccetera, la parata del 2 giugno è stata cancellata, che era la festa della Repubblica. Adesso non si capisce se sia più importante il 25 aprile o la festa della Repubblica. Comunque, ognuno ha le sue idee, sfilerà la pattuglia acrobatica con il tricolore e non sentiremo neppure il rombo noi nel nord, lo sentiranno solamente a Roma. Contenti loro, contenti tutti. Prima l'uovo o la gallina, sono nate qui, insieme, dall'uno nasce l'altra. Il problema quando la politica gioca dei ruoli è un po' particolari. Mi piacerebbe vedere i pesciolini che domani girano, tonni, balene, eccetera, eccetera, cosa si ricorda della resistenza, ma comunque non fa niente, è un piccolo dettaglio. Io vengo dalla scuola del partito, al convito scuola della rinascita, quindi potrei raccontarne qualche cosa in più degli altri. Allora, a nome Giovanni Gordiani, alla mia destra, anche se è un uomo di sinistra, sta buon fiorentino, vi facciamo tanti auguri e ci risentiamo. Un saluto da Euretics Outdoor alla Doganaccia e ci vediamo presto a Bruxelles, a Doganaccia, in tutta Italia. Alla prossima. Un saluto a tutti. Benissimo. Buon samurai a tutti. Ciao, ciao. Di nuovo arrivederci. Grazie ancora al professore, grazie mille e io rinnovo tutti gli auguri, ovviamente la chiusura, c'erano altre domande poi che il professore magari potrà rispondere direttamente sul sito. Che dire, grazie ancora, oggi veramente abbiamo avuto questa sorpresa, abbiamo voluto fare questa sorpresa come prima volta. Speriamo che condizioni ci permettano di potervene fare altre e niente, vi rimandiamo alla prossima diretta che come sempre dovrebbe essere venerdì prossimo.
Di venerdì perché si mangia di magro. Perché si mangia di magro, esatto. E poi, niente, le ultime chiusure sono l'edicola di La voce di Samurai, che uscirà il 15 con la storia Taekwondo. Del Taekwondo, esatto. Il 10 in edicola con la rivista. E poi tutte le varie produzioni che facciamo direttamente sul nostro canale YouTube. Grazie ancora a tutti e alla prossima. Un saluto. Andata. Grazie.